Io sono il presidente della cooperativa dei pescatori del Trasimeno e così con poco ego mi vanto di essere il discendente di quelle persone che abitando nelle rive del lago sviluppavano l'attività della pesca. Stiamo cercando di poter ancora oggi far sì che questa attività sia dignitosa per l'uomo che la svolge e soprattutto sia anche un motivo di, diciamo, di sopravvivenza, se non comunque di lavoro. Per far tutto questo bisogna intrecciare molte cose. Comunque la principale è quella che l'attività odierna sia strettamente legata con tutto ciò che è stato la sua storicità e dunque questo è il nostro diciamo punto fermo e il valore aggiunto a livello diciamo commerciale, imprenditoriale, perché poi dopo per mettere in piedi tutta la struttura chiaramente deve averci una sostenibilità economica che è fondamentale sia per chi svolge attività da pescatore e sappiamo che poi è una pesca di cattura, questo significa che uno va in mezzo al lago e non sa quando torna che cosa riporta come attività. E sia come tutta la struttura che poi riesce a valorizzare il pescato di chi va a pesca. E questa è ancora più complicata perché se da una parte si basa sul fatto che la valorizzazione con la tracciabilità di tutta la filiera fa sì che il pescato sia ben remunerato, dall'altra parte, come qualsiasi tipo di filiera, ha bisogno di un minimo di continuità. La continuità non è così scontata. Perché comunque per essere un'attività legata fortemente alla natura, la natura si comporta da natura, ora sì, ora no, a seconda dei periodi, a seconda delle stagioni, e ogni stagione di un anno non è uguale alla stagione dell'altra. E poi il Trasimeno in questo suo fascino, prima ne parlavamo, molto molto complesso perché io sono 40 anni che svolgo questa attività e è difficile che siano rappresentate le stesse condizioni anno dopo anno. Dunque questa è la cosa più complicata per poi portare avanti l'attività strutturale della filiera. Però c'è anche da dire un'altra cosa fondamentale, che tutto questo è stato messo in piedi dai pescatori che nel loro essere sono persone che devono avere un requisito fondamentale che è quello di pensare poco e agire secondo qualcosa che vogliamo chiamare istinto, attrazione. Mettersi comunque in uno stato d'animo che è molto legato al luogo dove vivono e dunque non pensando agiscono e questa azione certe volte le conseguenze vengono strada facendo, dunque anche nell'organizzazione strutturale poi ci lasciamo prendere al pane, capito? Ci pensiamo, magari si chiude la bocca allo stomaco e dice, poi se dopo non abbiamo il prodotto da lavorare, bisogna comprare, bisogna creare due strade, due cose che evidenziano più l'attività di pesca di cattura rispetto a quelle che andremo a acquistare, se no diventiamo un'attività commerciale come le altre. E poi quando sei lì lo fai e metti sul laboratorio, assumi persone. E poi vedremo, ecco. Oggi siamo 25 soci pescatori della nostra cooperativa.
altri 10 o 15 dell'altra cooperativa e un'altra decina di autonomi sul lago, ma con una media di età che è intorno ai 40 anni. Sono ragazzi di 20 anni, cosa che io non avrei mai, mai creduto, se non di organizzare un mondo della pesca che era più, diciamo, di immagine, non più turistico. Noi il pesce lo valorizziamo e lo vendiamo quasi tutto lavorato nell'ambito del nostro mercato turistico locale. Ora poi abbiamo chiuso il cerchio con il ristorante e una buona parte lo consumiamo nel nostro ristorante, avendo anche la possibilità di offrire dei piatti che non prevedono solamente quelli che classicamente si trovano nella ristorazione, che sono dovuti non perché non si possono al più buoni del nord, ma sono dovuti a un menù, mentre noi cerchiamo di avere delle lavorazioni dei piatti che siano anche stagionali legati al momento di cattura.